Ciao a tutti, ben ritornati. Questo è il video che faccio mensilmente sui prodotti che ho terminato, in questo caso di make-up. Non sono tanti, ma come dico spesso sotto ai commenti di molte di voi che fanno i video, non si può pretendere di avere sempre ogni mese tantissimi prodotti terminati. Perché? Perché se utilizziamo sempre gli stessi, ovviamente su alcuni ci metteremo più tempo, su altri un po' meno. E quindi quando ovviamente terminiamo i prodotti che richiedono più tempo nell'utilizzo, ovviamente i prodotti sono di più. Va bene, dai, io mi accontento perché comunque, anche se sono solo 3 prodotti di make-up, sono comunque 3, non sono 0, e questa cosa mi rende comunque orgogliosa del mio risultato, del mio impegno, della mia costanza, perché comunque mi trucco tutti i giorni e non sono una che apre 200 prodotti alla volta. Solo questo, dico solo questo come introduzione e vi faccio subito vedere tutto quello che ho terminato, quindi essendo pochi prodotti spero e conto di fare anche un video abbastanza veloce. 2 marchi, solamente 3 prodotti, perché di 2 marchi ho terminato 2 prodotti. I 2 marchi, di cui uno in questione, è Astra Makeup, la Astra di Todi in provincia di Perugia, Terni. Forse nell'altra parte c'è scritto, forse nell'altro prodotto? No, c'è scritto solo Todi, vabbè. Comunque è un'azienda umbra che fa prodotti italiani, ma che si ritrovano solitamente o dai cinesi o nei tutto un euro un po' ben assortiti. Il primo prodotto che ho terminato è questo correttore qui, che io ho trovato a Martellago una volta che ero a casa del lavoro, mi sono andata a fare un giro in bicicletta. E c'è un grande distributore cinese che ha uno stand ben rifornito di Astra Cosmetics. Questo qui è il concealer alta coprenza. Io ho nella colorazione 03 il prodotto. Ce l'avevo perché ho, non è il verbo esatto, perché se mi si aprisse, ok, vedete che io sono arrivata alla cialdina e ormai quello che è rimasto qua sui bordi si è completamente seccato. È un correttore che ha 3 colorazioni, l'ho visto proprio questa mattina andando a vedere la pagina Instagram di Astra Makeup, si dovrebbe chiamare così se non erro, e ci sono 3 colorazioni, la 1, la 2 e la 3. La 3 si dovrebbe chiamare Perfetto, una cosa del genere. Comunque vi metto in sovraimpressione il nome del correttore. E ha un paio di 18 mesi, ma non ho la quantità. Per avere un'alta coprenza, confermo, ha un'alta coprenza. Non mi si va a migrare su altre parti del viso. Mi copre perfettamente il contorno occhi scuro. Sui brufoletti, diciamo che mi copre i brufoletti sottopelle, mi copre il rossore, ma se ho una crosticina o qualcosa del genere, non me la copre. Vabbè, ma penso come tutti i correttori, perché sono comunque oleosi. Che dire, lo ricomprerei sì sicuramente, mi è costato 2,90€, quindi anche poco. Se vi sentite raffreddata è colpa del mio ragazzo che mi ha petato il colera, ok? E veramente ve lo consiglio, ottimo prodotto, ottima resa, costo bassissimo. E di Astra sto scoprendo veramente ultimamente dei prodotti, ve li ho già anche recensiti sui promossi e bocciati alcuni mesi fa, che mi stanno appassionando a questo marchio, che prima era proprio un marchio che faceva cianfrusaglie secondo me, però negli ultimi anni è migliorato tantissimo. E questo invece è il secondo prodotto di make up che ho terminato di Astra, lo vedrete anche voi stesse, cioè se io vi dico che finisco i prodotti, li finisco. È la cipria compatta, la Natural Skin Powder. Io ho la colorazione 39 in questo caso, ma non era la mia colorazione perfetta. Io ho utilizzato la 37 e la 35, con la quale mi sono trovata molto meglio. Qui ho invece, anche qua, 18 mesi di PAO e mi indicano 6 grammi di prodotto. Il costo, fate conto, sui 3,50€, 4€, una cosa del genere. Questa cipria mi è piaciuta, mi dura parecchio perché questa mi ci sono fatta almeno un mese e mezzo. Ha il suo specchiettino per eventuali ritocchi se siete in giro,
Io non mi ritocco mai quando sono in giro, cioè parto la mattina e poi dopo quando arrivo a casa, se sono truccata bene, ok, altrimenti chi se ne. Altrimenti se devo andare fuori a cena, a compleanno, insomma, comunque arrivo a casa, mi strucco e poi mi ritocco. Ah, un bellissimo scoperto che questa volta non mi si è rotto, perché molto spesso con queste congiunzioni qua i prodotti in plastica di Asta si rompono con niente, dove potete mettere la spugnetta che vi danno in dotazione separandola dal prodotto interno. Secondo me è buona come cosa, perché molto spesso noto che comunque la spugnetta, quando mi applico il prodotto, può essere che sia un po' bagnata di, che ne so, crema viso, se non si è asciugata del tutto, oppure sono già un po' sudata. Se io comunque ho un po' la spugnetta umida, non mi piace avere l'umido proprio attaccato su il prodotto in sé per sé, che poi è polveroso e poi dopo vi fa quella patina che dovete grattare per utilizzarla, perché sennò non vi si preleva il prodotto. Questa ingegnosità l'apprezzo molto, anche perché poi dopo comunque è un pack che, se consideriamo il costo del prodotto, secondo me Astra dovesse aumentare il prezzo di questo prodotto, sia per qualità sia per come è stato studiato il pack, io lo comprei comunque, perché è un prodotto con il quale mi ci sono trovata veramente molto 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 bene. Ecco, adesso l'ho rotto giustamente, ma posso anche buttarlo via. È anche un bel specchietto da portarsi via in borsetta. Un prodotto che invece io lo considero finito, però ce ne sarebbe ancora un po' di prodotto dentro, lo vedete? Sì, adesso sì, perché mi ho messo a fuoco. È questo top coat di By Sabrinazzi che avevo trovato all'interno delle riviste di Agostini 2 anni fa ormai, quando De Agostini lanciava gli smalti, aveva fatto una serie, una collezione completa. Io l'avrò fatta fino alla undicesima, dodicesima uscita, dopo mi ero stufata perché non mi hanno colpito tantissimo questi smalti. Si chiama Base Coat Effetto Matte, quindi effetto opaco. Avevo 5 ml di prodotto con un PAO di 24 mesi. Che dire, il pennellino era di quelli fini, non è patetico come pennellino, però tutto sommato apprezzo un pennellino un po' più ampio. Lo utilizzavo quando o volevo un effetto opaco su uno smalto che era già lucido, oppure se avevo già degli smalti opachi per non cambiare l'effetto, perché se ovviamente ho uno smalto opaco e ci metto il top coat trasparente, l'opaco si va a farsi benedire, insomma. Non trovo logico cambiare il top coat se ho un effetto opaco. Mi metto un top coat opaco per mantenere l'effetto e anche per sigillare lo smalto che ho sotto e farlo durare di più. Non mi faceva durare tantissimo lo smalto. Avevo apprezzato di più il top coat trasparente di questa linea. Quello opaco l'ho utilizzato, mi faceva durare, diciamo, 3 giorni, massimo 4, gli smalti che mettevo sotto. Non so se poteva essere lo smalto sotto ad avere una resa molto bassa, oppure se era questo che non aiutava più di tanto. Questo non vi so dire perché non ho altri top coat opachi, e se voi avete qualche prodotto da consigliarmi, sapete che sono sempre graditi. Per quanto riguarda le goccine, quella ad asciugatura rapida, mi è già stato consigliato da Margherita, che ti saluto e ti ringrazio, le goccine, quelle di Essence. So che le fanno anche Kiko, le fa anche Pupa e non so se ci siano altri marchi. Se voi avete utilizzato questi prodotti, che cosa mi consigliate? Perché non vorrei prendermi tutti i prodotti di tutte le case, ne voglio provare uno e provare quello che ha avuto più commenti positivi. Quindi se mi sapete aiutare, mi fareste una grande cortesia. Stessa cosa per il top coat opaco. Questo non mi è piaciuto. In Italia non è rivenduto perché viene distribuito da una casa cosmetica di Barcellona, della Spagna, si chiama Funine Cosmetics. Quindi se avete dei top coat opachi che però non siano di Essence, perché non vado tanto d'accordo con gli smalti Essence, va bene Catrice, va bene Pupa, va bene, ho visto top coat opachi di OPI, ho visto diversi top coat, però vorrei proprio uno consigliato da voi, perché mi fido di voi, ecco. E no, se lo trovate in giro questo, se lo trovate fatemi sapere dove, perché sono curiosa. In Italia io non l'ho mai visto questo marchio, però se trovate questo
questi prodottini che vi ho detto della Furire Cosmetics, vi consiglio il top coat lucido e qualche smalto colorato, ma non questo top coat e non i prodotti per farsi la French manicure che non mi sono piaciuti per niente. Con questo io ho finito il video, vi registrerò adesso, penso oggi sicuramente, anche il video dei prodotti terminati di beauty che sono sotto il cavalletto. Perché sono in quella giornata classica quando faccio questi video dei prodotti finiti del prendere tutte le cose che non servono in camera, carte e cartine che ho accumulato nel mese e buttarle nella spazzatura come dovrebbe essere. Aspetto i vostri commenti e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!